Fondazione Italiana Sommelier e Bibenda presentano la cultura del vino. Anche oggi si parla di buon vino su Dimensione Suonosoft con noi Daniela Scrobogna, responsabile della didattica della Fondazione Italiana Sommelier. Vogliamo approfondire l'esame visivo? Sì, in effetti l'esame visivo è la prima fase, quella proprio di conoscenza, un primo approccio al vino. Deve essere anche un approccio ricco di significato, perché da questo primo esame si possono ottenere molte informazioni riguardanti il vitigno e quindi la produzione, il tipo di ambiente, l'ambiente pedoclimatico, tutte le tecniche enologiche utilizzate. Quindi tutto questo è per ricostruire quello splendido mosaico che è il vino. A questo punto che cosa valutiamo? Purtroppo, attenzione, l'esame visivo potrebbe evidenziare anche situazioni negative come alterazioni e malattie. Comunque, quali sono i parametri che dovremo considerare nell'esame visivo? Sicuramente il colore, come sempre si sottolinea, ogni vitigno ha il proprio colore, quindi quello va studiato, va capito, va compreso. Ci sono vini rossi che hanno poco colore e altri molto densi di colorazione. E poi c'è la limpidezza, un vino non dovrebbe mai avere particelle in sospensione, e nei vini spumanti valuteremo l'effervescenza. Grazie a Daniela Scrobogna. Venerdì prossimo un nuovo appuntamento con la cultura del vino su Dimensione Suonosoft.